Un traffico internazionale di cocaina è stato smantellato dai carabinieri del ROS che hanno condotto un'operazione per l'arresto di 27 persone. Tonnellate di cocaina, secondo quanto emerso dalle indagini della DIDIA di Catanzaro, giungevano dalla Colombia per alimentare il mercato europeo e quello australiano. A gestire il traffico erano le cosche dell'Andrangheta, del Vibonese e della zona ionica Regina. Sono state anche sequestrate 3 società di autotrasportatori, una delle quali utilizzata per riciclare il denaro provente del narcotraffico. La squadra mobile di Brescia ha scoperto un'organizzazione criminale irachena dedita al traffico internazionale di clandestini. 7 le persone arrestate tra Lombardia e Calabria, centinaia gli immigrati che arrivavano in Italia, tra iraniani di etnia curda ed iracheni anche minorenni, gran parte dei quali destinati poi a raggiungere i paesi del nord Europa. A Crotone la polizia ha arrestato Galan Assandara, 31enne, nato a Baghdad, domiciliato all'interno del CPA di Sant'Anna. Oggi il governo riferirà in aula sui fatti di San Giovanni in Fiore, dopo la protesta dei cittadini che avevano asserragliato i 15 consiglieri di opposizione andati al comune per rassegnare le dimissioni e porre fine all'esecutivo guidato dal sindaco Antonio Barile. 11 consiglieri sono riusciti a dimettersi, alcuni di loro hanno riferito di essere stati aggrediti dalla folla. A sollecitare l'intervento governativo il deputato del PD Franco Laratta, intervenuto in aula ieri mattina. Intanto il prefetto di Cosenza ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale. Potrebbero avere anche dei risvolti sia politici che sul governo della provincia di Crotone i fatti che stanno emergendo nell'ambito dell'operazione Idra, in cui si ipotizzano infiltrazioni mafiose nel governo dell'ente intermedio ad opera della cosca Vrenna Corigliano Bonaventura e brogli elettorali. Ne sta discutendo il PDL provinciale, che ha annunciato delle prese di posizioni. Lo stesso dicasi per il PD, maggiore partito di opposizione, che chiede al presidente della provincia Stanislao Zurlo di chiarire soprattutto i fatti. La relazione della sezione di controllo della Corte dei Conti ha rilevato che il bilancio 2009 della Regione Calabria, allora guidata dalla giunta di centrosinistra di Agazio Loiero, rispetta i vincoli imposti dal patto di stabilità e i limiti di indebitamento, ma l'equilibrio del bilancio di previsione è ottenuto in maniera non corretta, cioè finanziando una consistente parte dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi. L'assessore al bilancio Giacomo Mancini ha dichiarato: "Stiamo rimediando agli errori del passato". È stato ricordato a Catanzaro il 2° anniversario della tragedia che si è verificata sul tratto della 3 a causa di una frana tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e Rogliano nel Cosentino, dove persero la vita Nicolino Pariano, 59 anni, originario di Cotronei, e Danilo Orlando, 27enne, di Catanzaro, e diversi furono anche i feriti. Le due vittime in particolare sono state ricordate da parenti, amici e anche da supporter dell'US Catanzaro con una toccante manifestazione. La carenza di personale infermieristico e il rischio clinico ed assistenziale per la terapia intensiva e patologia neonatale ed altri reparti ancora, questi temi al centro dell'Assemblea del Personale Infermieristico dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, svoltasi ieri dopo un sit-in di protesta. Dagli interventi è emerso che molti nuovi reparti potrebbero non aprire. Sono state ipotizzate anche forme di protesta e di lotta per portare all'attenzione della Regione questa difficile situazione. Si è tenuta un'affollata conferenza stampa seguita dall'assemblea con i lavoratori della Fondazione Betania di Catanzaro per discutere della situazione dei lavoratori che da 4 mesi non percepiscono le retribuzioni nonostante le promesse ricevute. A promuovere l'incontro i segretari di comparto di CGIL e CISL e UIL, Antonio Meliti, Antonio Bevacqua e Nino Critelli. È emerso che la Regione ha erogato 1 milione di euro che non basta nemmeno a coprire le spese di gestione sostenute in un solo mese dalla Fondazione e che attualmente l'ammontare dei crediti dell'ente dall'ASP è di circa 8 milioni.